entriamo da Rosy, si chiama Rosy, che ha una storia importante. Marina, qual è la storia di Rosy? Allora, lei era tenuta da un delinquente, di cui non dico il nome, ovviamente, però della provincia di Bari. E la teneva alla catena e se ne sono accorti non so chi e hanno fatto una denuncia, per cui è stata riscattata da una veterinaria di Bari che, avendo comunque altri cani già con non sé, poteva tenerla. Non poteva tenerla, quindi è in stallo, nel senso che sta qui in attesa che di qualcuno si accorga di lei. È quanti sta anni? Ha 3-4 anni, è buona, io sono sincera, è buona, affettuosa, ma vivace. È un cane, cioè diciamo che ha bisogno di un contatto umano e di una... Ecco, vede, con me lei è molto tranquilla. Va, però come tutti i cani anche di questa stanza... È brava, stanza, però bisogno... è grande, è un molosso, quindi ha bisogno di correre e di avere un referente importante che gli faccia capire chi comanda. Che gli faccia la faccia sapere. Cioè, non con è... lui. Capito? Non è da, deve capire, cioè, chi comanda. Non è nel senso che non è da chiunque, è da una persona che le voglia dedicare del tempo, ma è molto buona anche con gli altri cani. Lei esce con un altro cane mio, corrono, giocano. No, ma la vede anche là, lei col guinzaglio già si acquieta. Ovviamente ha bisogno di imparare. È importante questo. Ha bisogno di imparare. Perché noi diciamo sempre che il problema dei cani spesso sono i padroni. Quando è arrivata qui era veramente un inferno, adesso invece è brava, mi segue, però ha bisogno di imparare, ha bisogno di imparare ad andare in macchina, di fidarsi, di andare in giro, perché non l'ha mai fatto. E quindi se qualcuno ha voglia di dedicare il suo tempo a Rosy, è bellissima veramente. Ha voglia di dedicare il suo tempo a Rosy, può farlo scrivendo al 348-896-6969, a redazione quintopotere@gmail.com, oppure qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo la nostra rubrica Adottami, in collaborazione con Nogiz. In questo caso Marina se ne sta prendendo cura e speriamo che qualcuno abbia voglia. Io mi auguro, lei ha bisogno di un referente umano, perché qui alcuni cani stanno molto bene, perché sono cani campagnoli. Lei, come tutti i molossi, ha bisogno di un referente umano. Che spesso con i molossi è il dramma. No, perché devono essere delle persone. Quindi mi raccomando, che abbiate voglia, competenza o di imparare. Perché prima di dare un cane bisogna fare tutte molto attenti, le verifiche, trovare le persone giuste e far sì che lei stia meglio di quello che sta qui. Vi ricordiamo, se qualcuno volesse contribuire a sostenere le spese che le volontarie hanno tutto l'anno, con spese sanitarie, cibo, antiparassitarie e tutto il resto, può farlo con la Casa di Quinto Potere e noi poi vi daremo conto di ciò che abbiamo fatto. Per ora, e solo per ora, da San Nicandro è quasi tutto. Rosy, sei meravigliosa, hai iniziato che stavi un po' esuberante, ora sei tranquillissima. E solo bisogna stare attenti alle testate, ecco, perché è potente, ma è buono, è un cane buono. Andiamo, Rosy, di grazie.